22 aprile è il primo giorno di firma per il referendum contro l'invio delle armi in Ucraina. Finalmente ridiamo la parola agli italiani su un argomento così fondamentale. Partono i banchetti, siamo qua sull'Appia, a San Giovanni, con un banchetto che sta iniziando a raccogliere le firme. Sarà l'inizio di un periodo di raccolta che sarà molto intenso e che avrà una partecipazione sicuramente elevata, perché la maggior parte degli italiani, sappiamo, è contraria all'invio delle armi. Siamo qua un po' di persone in compagnia, vediamo persone che passano, che firmano, e ci sono dei sostenitori. Eh sì, sosteniamo questo referendum, sosteniamo ripudio alla guerra, sosteniamo generazioni future, sosteniamo la necessità che ci sia una maggioranza degli italiani che possa contare, perché la maggioranza degli italiani è contro la guerra, contro l'invio delle armi, e quindi non capiamo perché l'informazione abbia questo monopolio assoluto dell'invio delle armi, della volontà di guerra. E il governo e il Parlamento seguono, purtroppo. La Meloni fa le stesse cose di Draghi, vorremmo che fosse una cosa ben diversa, vogliamo far contare la nostra popolazione, siamo qua a firmare per ripudiare la guerra, l'articolo 11 della Costituzione ce lo ricorda, aderiamo convintamente a questo comitato promosso da Enzo Pennetta, dal professor Enzo Pennetta, siamo qua con Francesco Toscano e tutti i nostri militanti che sono oggi con Democrazia Sovrana e Popolare in tutte le città d'Italia a dare una mano a questi comitati unitari. Bene, grazie Marco. Io penso che oggi è davvero una giornata storica, lo dico senza enfasi e senza retorica. Voglio ringraziare per il coraggio il professore Enzo Pennetta, che ha preso su di sé una responsabilità importante, ha dimostrato in poco tempo di avere non soltanto una grande capacità strategica ma anche tattica, perché è riuscito a trovare un accordo con tutte quelle componenti pacifiste che esistono nel nostro paese e che spesso si disperdono in mille rivoli proprio per un eccesso di litigiosità. Invece, grazie alla pazienza di Enzo, siamo riusciti a mettere insieme tutti, a creare un grande clima di serenità, si respira un desiderio di combattere uniti per la causa, senza personalismi, senza prime donne, senza attriti, ma in un clima di vera armonia al servizio di un obiettivo importante. Questo è un risultato eccezionale e gran parte del merito va a Enzo Pennetta. Voglio lanciare un appello a tutti quelli che ci stanno ascoltando. È possibile cambiare il corso degli eventi grazie ad una fortissima mobilitazione popolare. Non vi fate convincere da quelli che vi dicono che nulla serve, che pochi potenti possono decidere per tutti. Nessuno può arrestare la forza consapevole di un popolo che si muova compatto nel nome di ideali nobili e forti. Alzatevi dalle vostre poltrone, venite in piazza, prendete esempio da questa nobile gente che oggi sta combattendo non solo per il benessere di tutti noi, ma anche negli interessi di quegli stessi ucraini mandati al macello da un partito atlantista irresponsabile che gioca con il sangue degli altri. Paolo Baci. Avanti con le nostre grandi capacità di mobilitazione.